Ciao ragazzi e benvenuti nel terzo episodio della carriera di Gletscherstein. Oggi mi trovo qua in multiplayer con Electric 2000 perché infatti andremo ad innevare le piste e a batterle. Poi anche verso la fine, come alcuni di voi mi hanno chiesto, vi farò vedere i vari cannoni che ci sono nel gioco, comunque le varie mod. Purtroppo non c'è DLC, quindi non vi potrò far vedere tutto, però quello che c'ho cerco di mostrarvelo. Detto questo vi lascio al video, specialmente al timelapse.
Ecco, adesso invece rispondo alla domanda che mi è stata fatta, ovvero quali canoni ci sono nel gioco. Attualmente io purtroppo non ho gli LC, quindi non tutti posso farveli vedere. Anche perché da quello partono alcune mod fatte molto bene, tipo dei Super Snowvo o dei Demaclenco. Però comunque di default c'è il TR10 classico, che vi faccio già vedere anche. Che appunto questo qui, dopo si parte con le lance Demaclenco e OS 8, che adesso vi mostro. Qua ci sono alcuni dei cannoni da DLC che sono anche interessanti perché appunto perché bisogna collegare proprio i cannoni all'idrante e tutte queste cose interessanti. Però attualmente non c'è lo DLC. Poi dopo si passa alle lance Nessie della Buckler. Ci sono di vari tipi, anche quelle con la doppia o tripla lancia. Dopo ci sono i Sufag Peak e i Sufag Compact Power, sia su torre che mobili. Dopo ci sono le lance TL6. I TR10 sia normali che su torre, i TT10 qua solo su torre e i Demaclenco con i modelli un po' più vecchi e il Sufag S. E se ve li faccio anche vedere alcuni in gioco, ad esempio qui c'è la lancia della Demaclenco, qui c'è il Sufag, questo qua è il Compact Power, qua ci sono le lance Tecno Alpine TL6, questa qua dovrebbe essere la TL10 se non mi sbaglio. Qui ci sono le lance della Demaclenco, però senza il protection mat, no, senza la protezione. Qui ci sono invece dei cannoni default, mobili. Qui abbiamo invece i TT10, qui delle lance della Buckler. Sono solo quelle normali però. Qua ci sono i Compact Power su torre. Anche la seggio via gobbette. Qua sono sulla torre inclinata invece. Qua ci sono le lance doppie della Buckler. Poi salendo di qua ho messo anche alcuni della Demaclenco. Bene, quindi da me è tutto. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi e lasciate un like. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!